Uè, Shelter è, prima di tutto, un ottimo videoclip. La canzone di Porter Robinson e Madion è carina e orecchiabile, ma è chiaramente la storia della piccola Rin ad averne causato il successo istantaneo, e lo si deve in particolare a due persone. Toshifumi Akai, buon animatore, in questo caso regista, assoldato da A1 Pictures, e Megumi Kono, brillante animatrice, ex Gainax, famosa in particolare per gli splendidi balletti di Idolmaster, e, per fare un po' di gossip così, sposata con Akira Memiya, regista di Inferno Cop e Ninja Slayer. Così, una chicca. Leggendo l'intervista fatta da Akai, che è stata rilasciata qualche ora prima del videoclip, che naturalmente vi lascio in descrizione, si capisce perfettamente come la sola idea di dirigere questo corto lo avesse stuzzicato a tal punto da pensare attentamente ad ogni inquadratura. In questo senso è un corto rapido, con pochi movimenti di macchina e una certa quantità di campi medi che costruiscono l'atmosfera concentrando l'attenzione dello spettatore sul personaggio di Rin. Non mancano però alcuni campi lunghi per amplificare le sue emozioni, che sono riflesse da ciò che le succede attorno. La storia si sviluppa quindi in maniera convincente grazie alla forza delle immagini, che esprimono visivamente ciò di cui parla la canzone. Il rifugio della protagonista è nella sua passione, i disegni che realizza si trasformano in realtà, diventando l'unico conforto che ha in questa vita. Nel momento in cui poggia la penina sulla tavoletta grafica non è più sola, ha finalmente qualcosa a cui aggrapparsi. Un rifugio dal suo triste passato e una speranza per il presente. Il car design è pulito e semplice, dotato di un grande impatto visivo, per quanto in realtà a me non sia piaciuto poi così tanto. Le mani fatate di Megumi Kono regalano però attimi di pura gioia visiva. La sua abilità nel character acting rende credibilissimi i movimenti dei personaggi, i volti sono fortemente espressivi e meraviglioso è il color design di Kazuko Nakashima. Ci troviamo davanti a un videoclip che ha ribaduto un concetto da me espresso molte volte. L'animazione può fare cose che il cinema convenzionale non riesce a realizzare senza il suo aiuto. Ed è sicuramente la conferma che quando Oriente ed Occidente si incontrano riescono a tirar fuori dei videoclip a dir poco eccezionali. Due esempi meravigliosi di video frutto di questa sinergia sono Breaking the Habit di Linkin Park, realizzato dal grande Kazuto Nakazawa, e i vari videoclip di Discovery di Daft Punk tratti dal lungometraggio Interstellar 5555. Ok. Prodotto dalla Toei Animation sul soggetto e car design originale di Reiji Matsumoto. È un film interessante, tutto musicato da Daft Punk, senza reali dialoghi, con solo la colonna sonora. Ma ecco che si insidia la minaccia del video a tempo. Col brivido che ti sale lungo la schiena, tipico di quando si vede la morte in faccia. Sono un'aberrazione della natura, ma la gente invece di chiudere imbestialita il PC e uscire fuori armata di cricca a devastare tutto per la rabbia dovuta al genocidio culturale, mette le casse e sbatte le cazzo di mani a tempo. Ma parentesi da persone che si sono vendute la dignità a parte, non mancano queste collaborazioni anche in termini di serie televisive. L'apprezzatissimo episodio Mindful Education di Steven Universe, messo su assieme a Takafumi Oli, brillante animatore dello studio Trigger, oppure il recente lavoro dello studio Fourth Grade, credo? Comunque 4 gradi Celsius. Su Gumball ne sono la prova. L'ho già detto diverse volte, ma lo ripeto. Questo è un periodo splendido per essere un appassionato di animazione giapponese, e non solo. Prima di chiudere questo video, qualche info utile. Questo è il fine settimana di Lucca, lascerò un paio di video, uno speciale di Halloween e poi un video per lunedì che credo sarà di una mia rubrica nuova, quindi non temete che video escono, quelli escono. Però, se volete, se siete a Lucca, ci trovate a me, a Falcus e anche alla ragazza di Falcus. In giro per le strade di Lucca saremo presenti sabato e domenica. Io credo che forse potrei fare una capatina anche lunedì mattina, però sono senza biglietto, quindi al massimo mi trovate in giro a passeggiare
con Jack Gomma, che è un pazzo. Per gli eventi ufficiali vi rimando al video che è uscito questo lunedì, ma faccio un velocissimo recap per chi non ha voglia. Il sabato alle 16 ci troviamo in Piazza Napoleoni al raduno ufficiale di Lucca Comics and Games di AMI. Facciamo questo raduno ormai ogni anno da due edizioni, questa è la terza, e ogni anno è sempre bellissimo. Venite a trovarci se volete farmi una foto, se volete parlare di anime, se volete insultarci. Cornetti in faccia? No. E staremo lì un paio di ore, credo. Di solito arriviamo anche fino a tarda sera. Però quest'anno forse teniamo di fare qualcosa di nuovo. Magari andiamo in giro, magari facciamo qualche video, cose così, vedremo. La domenica invece ci trovate alla chiesa di San Francesco, che è nell'area della Japantown, dalle 15.30 fino alle 17. All'interno del mega evento Evangelion Third Impact, che non è Impact Paolo, è Impact, cazzo, terremo una conferenza dal titolo Evangelion Corsi e Ricorsi Fantascientifici, assieme agli organizzatori dell'evento, che sono i ragazzi di Distopia Evangelion. Saremo presenti sul palco io, Falcus, e il nostro grande, amatissimo Federico Antonio Russo, che è stato invitato per l'occasione dopo la nostra conferenza del Nippop, quella che abbiamo tenuto su Gundam, che è stata veramente bella per quanto non ci fosse un cazzo di nessuno. Questi sono i due eventi ufficiali che abbiamo. La domenica staremo fino alle 17 appunto all'interno della chiesa, e poi penso che per un'oretta o due siamo disponibili se volete farvi qualche chiacchiera, se volete magari girare con noi e cose così. Noi siamo sempre disponibili perché ancora non abbiamo i big iscritti e i big money. Quando facciamo 100.000 iscritti inizieremo a snobbarvi, tranquilli. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, soprattutto i commenti, grazie, e una condivisione magari, che fa sempre utile. Se non siete iscritti iscrivetevi, in descrizione trovate tutti i social che abbiamo. Twitter io ce l'ho, ma non so se magari qualcuno vuole seguirmi, nel caso scrivetemelo, poi lo aggiungo in descrizione. Quello che aggiorniamo più spesso è il canale Telegram, ma stiamo dando una svecchiata anche alla pagina Facebook, in maniera tale da rendere proprio la pagina Facebook del canale. Detto questo, ci vediamo a un prossimo video, che sarà sabato, con uno speciale di Halloween. See you, Space Cowboys!